Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo capitolo delle Mega Sfide. E oggi inizierà la scalata di Verse, che nel mio dialetto Verse vorrebbe dire verso, cioè una persona che fa un verso. E oggi i nostri compagni che non faranno bel niente sono Yori Yagami e Angel, che è sempre bella vederla. Da dietro, nessuno. Uno sfidante sarà colui che ha battuto in effetti il signor Antonov. E sto facendo caso adesso che quella dell'altra volta, questo qua è quello del segreto, era un team, ovvero Ryo Shakazaki, e poi gli altri li prenderemo a caso. Però mi tocca andare su random. Goro Daimon e Benimaru Nikaido. Bene. Vediamo Verse primo, la bella Waiuncella e Yori. E andiamo a scegliere il dove. E andremo direttamente nella zona industriale, dato che non ci ho mai fatto neanche uno scontro, spero. E inizia subito bene questo scontro con l'uomo che ha posto fine alla vendita della sfida di Antonov, Ryo Sakazaki, che ha avuto manforte anche del suo team. Proprio tutto il suo team lo ha aiutato, quindi è stato anche, diciamo, abbastanza aiutato. L'ho già detto aiutato, porca puttana, schifo, come si fanno a fare? L'ho fatta! Però I am very coglion, perché ho sbagliato la tempistica. Well, mamma mia, caricamento in powerbomb e caduta in brainbuster, proprio così, come se non ci fosse un domani, perché sì, i demoni guardano il wrestling. Che cos'era quella mossa? Il pugno dell'incredibile potenza manesca lievitante. Ecco qua Benimaru, colui che usa come gel la presa della corrente, ci infila dentro le dita e porca puttana, perfetto. Here comes a new challenger. Verse è perso, bene, Angel è dentro, sarà, se riuscirò a battere tutti gli altri due gaglioffi con Angel, ragazzi, la prossima, le prossime sfide saranno con Angel, e speriamo, perché è un bellissimo vedere proprio Angel, porca puttana schifosa, proprio poi quando tira i calci che vanno indietro. Benimaru, hai rotto anche le palle. Arca miseria, mi faccio fare? No, vabbè. Però anch'io che tiro i pugni solo per vedere ballonzolare le cose, non va molto bene. Devo farci. Oh, perché quando tiro i pugni sta sul posto, sta qua? La madò. Mamma mia, la gomitata nella bocca dello stomaco. Ha ragionissimo. Ready, go! Aio! Estio! Non si fanno queste cose alle donzelle! Oh! Porca puttana schifosa! L'unica cosa è che tira i pugni sul posto, e ciò non va bene. Porca miseria, facci! Signorina! Ce l'ha anche doppia! No, di qua! Sì! E vaffanculo, però anch'io che faccio le corse! No! Dannazione! Daimon di merda! Sarà Yori il nostro nuovo combattente? Sarà Yori che porterà in avanti questa nuova tipologia di sfide?
Quindi se ci sarà la sconfitta, io cercherò sempre di battere gli avversari con un personaggio. Ma se ci... hai rotto i coglioni con sti STO, porca puttana, non sei evil, tutto è male. Venga qua, bello mio, se mi fai ancora un STO ti spacco la ghigna, porca miseria. La tua morte cruenta tingerà di rosso ogni cosa, soprattutto il mio cappotto. Nuovo format. La prossima volta ci sarà quindi la sfida di Iori. Se Iori verrà sconfitto, chi reclamerà la sua vittoria porterà dinanzi la sfida anche Berkeverse. Ha fatto una figura. Che figura di merda. Esatto. E quindi ci vediamo alla prossima con la challenge di Iori.